Noi ci stiamo interrogando, in Italia come in Gran Bretagna come in Francia, cosa deve fare il servizio pubblico per il futuro. Non possiamo rispondere noi, a rispondere dovete essere voi. E devono essere i soggetti della diversità a dirlo. È la proposta che ha fatto il segretario dell'USIGRAI, Vittorio Di Trapani, durante il panel sulle diversità all'interno delle redazioni e come racconto dei media, che si è tenuto all'Hotel Brufani durante il 9° Festival Internazionale di Giornalismo. Diversità che si trasforma in pluralismo, quindi esigenza di rappresentare tutte le categorie sociali. Grande attenzione per i diritti degli immigrati e dei richiedenti asilo che sono stati fissati nella Carta di Roma del 2008. Fino ad oggi noi abbiamo inteso il pluralismo come una somma di parzialità che contrapposte creavano, questa era l'impressione, il pluralismo. In realtà il pluralismo è altro. Il pluralismo è un pluralismo che deve essere di racconto, di format, di linguaggi e soprattutto di realtà che noi raccontiamo troppo poco. Il Papa utilizza un'espressione, illuminare le periferie del mondo, periferie non solo geografiche, periferie sociali, di fatti, realtà che purtroppo noi non raccontiamo abbastanza. Ecco, il pluralismo è ricchezza, ricchezza di racconto ed è quello che il servizio pubblico deve ritrovare come propria missione. Tra gli intervenuti Stéphane Biou di France Télévisions. Qui la televisione pubblica garantisce la rappresentazione di tutte le categorie sociali misurando ogni 6 mesi la presenza dei vari gruppi, dai disabili alle donne. Anna Meli, giornalista freelance e ricercatrice dell'Istituto Europeo di Fiesole, ha realizzato un'indagine in Europa sull'approccio alla diversità. In Italia c'è un problema dal punto di vista culturale, nel senso che la questione della diversità è ancora troppo relegata alla questione solidaristica dell'ambito che riguarda appunto una concessione di spazi limitati, sia in termini di spazi televisivi nel servizio pubblico e di spazi residuali di categorie svantaggiate. Mentre in Europa ovviamente il tema della diversità è affrontato come un tema di opportunità. Ma un racconto di tutte le realtà sociali è possibile solo attraverso il pluralismo anche all'interno delle redazioni. La soluzione è culturale, bisogna ripartire dalla formazione, bisogna ripartire dal creare una cultura delle diversità, questa è la vera soluzione. Poi in un determinato momento le quote rosa sono servite e servono per scardinare delle resistenze, ma la vera vittoria è quando noi cambieremo la cultura, quindi ripartire dalla formazione, ripartire dalle scuole. Anche noi come giornalisti che dobbiamo informare, prima di tutto ci dobbiamo formare.